Buongiorno mondo, sono le 7 e un quarto, siamo in piedi dalle 6 e 10 più o meno. Muriel ha già fatto il caffè per tutti, Dini riposa ancora, adesso Muriel è qua seduto nel palchetto del bar che è proprio dietro al free camping che sta pianificando le tappe per oggi e per domani. Siamo sempre nel parco che vi ho fatto vedere ieri, là dietro c'è lo skate park, adesso ve lo faccio vedere. Quando saremo pronti ve lo faremo sapere, oggi ci metteremo un po' di tempo, aspettiamo che asciughino le tende visto che sta spuntando già il sole questa mattina, quindi speriamo di ritirarle già asciutte e non doverle stendere in mezzo alla strada come ieri. A dopo ragazzi. Lo so bene ragazzi, è tardissimo, sono le 10, ma la mia bici è carica, quella di Muriel anche, quella di Dimi quasi, ma bisogna stare ai tempi di quelli più lenti e solitamente sono le donne, quindi è ora di mettersi in marcia, altrimenti non si fa la tappa di oggi. A dopo, ragazzi. Che si trovano a fare ginnastica la mattina. Mezzo alla pista. E fanno gli scemi mentre passano. Chi mi conosce bene sa che ho sempre viaggiato in solitaria, questo per me è il primo viaggio insieme a qualcun altro, sono insieme a Dimi e Muriel come avete visto. Stiamo cercando di prenderci le misure sui tempi, spazi, ovviamente ci stiamo adeguando ai tempi di Dimi che è un po' più lenta, un po' più tranquilla e quindi fino a Monaco dove lei sarà con noi e poi si staccherà per tornare a casa sua a Londra, saremo un po' più a rilento del normale, del mio solito tipo di viaggio. Riusciremo ad andare un po' più spediti e gestire i tempi in maniera diversa, visto che sia io che lui ci svegliamo molto presto la mattina, riusciamo a pedalare col fresco e arrivare presto la sera per essere calmi. Quindi godetevi questi giorni di relax insieme a noi. Ciao! Chilometri da Beuron, mi sono staccato da Muriel e Dimi solo per aumentare un po' la media, sfruttare un po' le discese visto che loro stanno venendo giù pian pianino. Ci siamo dati appuntamento appunto a Beuron, che non sono tanti chilometri, perciò ognuno va al suo passo. Io mi fermerò là ad aspettarli, fare qualche foto, qualche video, quindi niente di grave ragazzi, dopo li recupero, anzi loro recupereranno me. Ciao ragazzi. Ragazzi, mi sono fermato qui dove c'è un locale dove si può bere una birra e mangiare qualcosino. Là sotto c'è il Danubio dove la gente sta facendo il bagno, magari adesso vado anche a rinfrescarmi i piedi. Nel frattempo è già arrivato anche Muriel, mentre io ho montato i pannelli solari per ricaricare un po' di cose, ho detto mentre aspetto loro almeno sfrutto questo bel sole che è uscito oggi finalmente, fin troppo caldo. Dimi invece è rimasta ancora un po' indietro perché su sto pezzo sterrato va un po' a rilento e spinge, ma il pezzo boschivo era bello da godersi e andare, e lei tra poco arriva, l'aspettiamo qui e ripartiremo, facciamo riposare un po' anche lei e ripartiremo. Adesso magari vado a pucciare i piedi mentre mio fratello prepara le sue cose e monta il suo pannello solare. Ecco, è arrivata anche Dimi, Muriel e ci stiamo rinfrescando nell'acqua del Danubio completamente ghiacciata, completamente ghiacciata. Fredda, fredda, fredda come non mai. You don't do it like that, now I'll show you how to do it. Come on. Viene fuori un casino se iniziamo a tirarci l'acqua, viene fuori un casino che... Guarda. We'll be right back.
Ragazzi, spero mi vediate, perché sono, penso, pienamente controluce. Abbiamo, dopo 35 km, lasciato Dimi a prendere il pullman, anzi l'abbiamo aspettato il pullman insieme a lei, è salita sul pullman e adesso ci rivediamo tra 23 km nel paese dove andremo poi in campeggio. E quindi questi 23 km almeno io e Muriel ce li facciamo un po' pedalando, un po' a cannone, con un po' di salite, un po' di discese, ma sempre sull'Eurovelo 6 seguendo il Danubio. Ragazzi, vi saluto che iniziano le salite. A dopo, ciao belli. Ragazzi, ve l'avevo detto che iniziano le salite. Ma è tutto così. Up and down, up and down. Ma nei boschi, ed è una figata. Veramente piacevole. Si pedala, si sta al freschi sotto al bosco. Qui siamo all'up e adesso inizia il down. Quel puntino lì è Muriel. Parli coi fan. Coi follower, Muriel. Asinelli. Ok ragazzi, avete visto che abbiamo mollato Dimi, ve l'ho già detto prima, facendo le salite. Adesso siamo sul ponte sul Danubio, guardate come portata ha già adesso rispetto a ieri. Mio fratello adesso forse riuscirà a dirci esattamente in che zona siamo, ma ci mancano una quindicina di chilometri per arrivare al nostro campeggio. Felsen, siamo a Felsen, una roba del genere. E guardate che panorami, che paesaggi, che rocce. Ma dove ti porto? Ma e che rocce? Questa qui è la roccia numero uno e quella è la roccia numero due. Muriel dice che le salite sono peggio da lontano quando le vedi che nella realtà di quando le fai. Guarda un po' qua, siamo pendenza 20, Muriel, pendenza 20, 21,5. Vaffanculo, 27, te sei un tutto scemo, altro che non si vede, si vede come, si sente anche, porca miseria. Proprio paura di un 21 in discesa che uno in salita. In effetti. Meno male che erano solo 50 metri. Ragazzi, abbiamo preso una deviazione per venire a vedere il Ponte del Diavolo, uno dei tanti Ponti del Diavolo che sono sparsi anche in Italia, ma dicono che la leggenda sia tedesca, dove il diavolo ha dato una mano alla costruzione del ponte in cambio della prima anima, anzi dell'anima della prima persona che avesse poi attraversato quel ponte. Stiamo andando a cercarlo perché ne abbiamo visto uno solo là che sembra tipo un ponte tibetano, ma dovrebbe essere invece un ponte in pietra. E forse è stata una fregatura prendere sta deviazione. Muriel sta controllando, guardatelo qua dietro che controlla. Come dicevo, forse è stato un ciularotto. Fa un po' paura, perché il ponte è questo. Forse è il ponte del diavolo perché non ne vieni fuori vivo e ti porta via. Dondola di brutto. Muriel sta rischiando il suo telefono perché sto ponte dondola, se sale qualcuno dall'altra parte il telefono se lo gioca. Mannaggia quanto dondolo! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Siamo arrivati finalmente al campeggio.
Questa qua è la nostra mini piazzola dove metteremo due tende, costa tantissimo. Adesso però andiamo a berci una cosa che ce la siamo meritata e poi montiamo le tende, ci facciamo da mangiare e forse vi racconterò tutta la giornata di oggi. A dopo ragazzi.